quello che mi ha fatto nei giorni scorsi, spiazzante per alcuni versi, gradito per altri. Gradito perché penso ad un'amministrazione comunale che può avere anche contrapposizioni, che io debba però ritrovare operatori che fanno cultura, le associazioni, i comitati, sempre presenti in un momento di dibattito, di confronto, ma soprattutto nel proporre in una staffetta continua una serie di opere e operatività da parte di tutti. La ringrazio e voglio far presente che questo è un progetto che, partendo dalle considerazioni che faceva il professor De Felici, ha preso di petto, sono le parole giuste, una parte di Frascati inerte, completamente separata dall'attività commerciale, imprenditoriale e dall'attività sociale della città, tanto vero che Lucio, dopo un'altra interpretazione del cosiddetto muro di Apensa, il muro si chiamava così perché il sottotitolo era Ripensaci, perché alcuni nostri concittadini purtroppo venivano per ben altri motivi a frequentare l'ultimo lembo della città e guardavano sotto purtroppo con disgrazie conseguenziali. Ecco, i cittadini di Frascati dicevano Ripensaci, pensa, proprio per questo. Ora però voglio segnalare che con l'insediamento della Giunta Posa nel 1999 le linee programmatiche della Giunta e dell'amministrazione prevedevano come priorità una serie di questioni fondamentali della città. Innanzitutto i facimenti stradali, la rete urbana, la rete fognaria, nuovi impianti di elettrificazione nel centro delle periferie, ma dette altre priorità fondamentali, estremamente nuove, della conoscenza della cultura amministrativa di allora. Il primo fu una grande attenzione per gli spazi della cultura, per gli spazi del sociale, l'ecosistema centri anziani, scuole materne, asili nido, biblioteche, e l'altro con l'abbattimento di qualsiasi spazio e i luoghi del degrado. E furono due battaglie, due riflessioni, due confronti estremamente seri, una visione della città che non poteva essere a cavallo tra il secolo scorso e il terzo millennio, e pertanto fra noi ci fu un dibattito estremamente serio. Per luoghi del degrado noi vedemmo il mattatoio, le ex carceri, il lavatoio di via Ratini, il lazzaretto, l'orfanotrofio Michela di via Ianari, delle cosiddette suore famose cappelloni e i locali del muro del Valentino. Ci insediamo nel giugno del 1999, le scuderie a Dobrandini furono inaugurate il 10 di aprile del 2000. E vedemmo una estrema rincorsa a questa apertura, perché c'erano delle questioni amministrative non facili, ma l'architetto Fursa si fu d'accordo nel debuttare che il 10 di aprile noi inauguriamo, dopo pochi mesi, 10 mesi di nostro insediamento, le scuderie a Dobrandini. Rimaneva però l'attuazione di questo piano, delle opere fondamentali, per togliere dal degrado spazi della nostra città che erano macchie nere su un grande vestito. Ho citato il mattatoio, che purtroppo ancora è così, le ex carceri però sono diventate, per fortuna, civili abitazioni, il lavatorio di via Ratini, la più bella biblioteca per bambini che esiste nel Lazio, l'ex lazzaretto è stato ristrutturato e ci sono civili abitazioni, nell'ex orfanotrofio Mica, dove soggiornavano creature disagiate ed emarginate, abbiamo dato nelle amministrazioni anche che si sono inserite 38.000 appartamenti a cittadini non sempre fortunati. Rimaneva questo contenitore, le mura del Valadier, sotto il muro di Cadenza. Ed era fondamentale per noi riflettere su questo contenitore, dove si passava sopra, su una strada avallata, e dove c'era una vitalità, una capacità imprenditoriale e sociale soltanto stagionale, soprattutto nei mesi estivi, grazie ai luoghi di ristorazione, alle nostre famose freschette. Però era uno spazio inerte, ci si passava avanti e, ripeto, era completamente distaccato a uso dal resto della città. Ci si è posto una domanda: perché questi spazi così grandi non potevano essere utilizzati? E nei nostri viaggi individuali e collettivi vedevamo invece che su questi spazi altre città in Italia e nel resto d'Europa si erano trovate delle soluzioni estremamente interessanti.
signor Sindaco, lei avrà girato con tutti noi, Perugia, la fortezza dal basso di Firenze, Volterra, recentemente Orvieto, ma insieme ad altre città europee come Carcassonne, Salamanca, Valencia, Toledo, questi spazi, le mura e i muri di contenimento, proprio perché gli amministratori hanno reputato di annetterli, di non chiarire il resto della città, sono diventati spazi di vita, vitali, fortemente attrattivi e soprattutto utilizzati dai cittadini non più come luogo di risulto di abbandono, ma come epicentri di grande forza. Alcuni ne hanno ricavato dei parcheggi, soprattutto Orvieto, altri ne hanno fatto invece delle sale, delle maison, degli atelieri, con una serie di attività culturali, sociali ed artistiche che sono stati nuovi attrattori per flussi turistici continuativi. Ecco che nel giro di poche settimane, ripeto, giugno 1999 ci siamo insediati, aprile del 2000 si nacquero le scuderie, 15 anni fa, incredibile, dopo soltanto un anno, noi abbiamo partecipato al progetto Europan Under 40, Giovani Architetti Europei Under 40, con il progetto di ristrutturazione delle scuderie, ripeto, soltanto dopo un anno, e l'insieme della ex mattatoia e dell'ex carcere, poi spiegherò perché, e abbiamo presentato il progetto il 9, il 10 e l'11 novembre del 2000, e quindi 15 anni fa precise, 15 di Berlino, a Berlino, presso la Sala della Cultura della città di Berlino, insieme a 70 comuni d'Europa e a 8 comuni italiani, per questo premio prestigioso che l'Unione Europea ha indetto per premiare i progetti migliori che vengono presentati. 20 stati europei, 67 città, tra le quali Liegi, Cordova, Tallinn, Lisbona, Servenico, Budapest, e degli italiani Catania, Massa e Carrara, Forlì, eccetera. I comuni trascati insieme ad un altro a Serenno erano i più piccoli comuni che l'Italia presentava. Come si svolgeva quelle giornate a Berlino? Il sindaco e il capo della struttura urbanistica, l'architetto Corbelli, insieme al direttore generale Di Paolo, presentava una platea in la seconda sala di Berlino affollatissima di giovani architetti e di decani dell'architettura, insieme al ministro sottosegretario della cultura, i progetti. Devo dire che ancora c'è in me l'emozione di una platea così grande e qualificata, e ci fu chiesto il perché di questo progetto, per cui era un esame che un sindaco di una città doveva sostenere di fronte a centinaia e centinaia di persone.